Qui abbiamo un cognato che fa il ministro, un cognato della Premier che fa il ministro, Lollobrigida, che usa il treno Frecciarossa come fosse di sua proprietà, anzi come fosse a suo servizio. Sicché, visto che il treno fa il ritardo, e qui la battuta è un po' ovvia ma viene scontata, insomma, almeno quando c'era lui i treni arrivavano in orario, dicevamo il cognato ministro, visto che il treno ha 2 ore di ritardo, che cosa fa? Chiede di scendere a Ciampino, dove però non è prevista la fermata del Frecciarossa, ma lui non vuole farsi 2 ore come di ritardo come i comuni mortali, quindi affretta e quindi chiama l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e si fa fermare il treno per scendere. Dove deve correre il nostro cognato? Deve correre a inaugurare qualche cosa a Caivano in nome dello Stato, come se lo Stato fosse solo lui, non poteva andarci qualcun altro al posto suo, arriva con la scorta e poi soprattutto deve tornare in tempo per essere ospite d'onore di un programma di prima serata della RAI. Ora vi domando, avete mai visto voi, esseri comuni, un Frecciarossa che fa scendere qualcun altro dal treno dove non è previsto? Perfino quelli che trovano senza biglietto, magari chiusi nel bagno, la Polfer e i controllori aspettano la fermata prevista per farli scendere. E poi quanti avvocati attesi per un'udienza, magistrati attesi da una sentenza, medici attesi da un paziente o da un'operazione, anche persone comunissime attese dall'appuntamento della loro vita che però non riescono a rispettare a causa di questi maldetti ritardi, quante di queste persone hanno avuto la possibilità di telefonare e farsi scendere da un treno in corsa? Io non ne ho visti mai, ma il cognato ministro può tutto, appunto, perché lui è il cognato e voi non siete niente. Siamo sulla tratta ferroviaria che da Ostia porta a Roma. Vediamo cosa pensa il paese di questa storia di Lollobrigida. Quantomeno chiedere scusa. Sapere che mi devo fermare perché c'è un ministro della Repubblica che ha deciso per ragioni di Stato di fermarsi, va bene. Se poi le ragioni di Stato sono inaugurare un parchetto, magari discutiamo. Non mi pare un'opportunità. Se lei fosse stato su quel treno, sarei indignato. Io lavoro in ospedale, quindi a me se mi blocca tutti gli interventi vengono bloccati, quindi si deve dare una mano sulla coscienza per Lollobrigida. Grazie. Che si trova nel giusto perché c'è una legge che glielo permette. Lei ha mai fatto fermare un treno? Assolutamente no, anzi, sopportiamo tutto questo ogni giorno, quindi noi siamo pendolari, viviamo nei disagi. Tutte le mattine facciamo una lotta, tutte le mattine qua ci stanno centinaia di persone che aspettano. Che ne pensate del ministro che fa fermare il treno perché è in ritardo? È meglio che non lo dico. Non è che il primo che passa e ha bisogno di scendere a caso fa fermare il treno così. E neanche se è il figlio di Mattarella, secondo me. Che assurdo che fa, perché lui era in ritardo. Insomma, sì. Che cioè, la domanda è un po'... Scusi. No, che ne lo so, perché non c'è un ministro, quindi può farlo. No, ma che? Non credo proprio, anzi. Pure io tutti i giorni faccio tardi. Che faccio? Faccio venire una ricotta, non prendermi dallo Stato? Vado a lavoro a piedi. Però dice lui un ministro doveva... Ma sti cazzi! Probabilmente sono stato impreciso, l'amministratore legato è di Trenitalia, non di Ferrovie dello Stato, credo di ricordare. Verificheremo, ma cambia poco, diciamo, nell'esercizio di una posizione di potere, io direi di abuso del proprio potere. Ma poi qui invece c'è la presidente cognata di Lollobrigida, o dobbiamo ancora dire il presidente cognata. Per Giorgia Meloni dire, come ha fatto la nostra Lilli Gruber, che il suo governo non brilla per contrasto al patriarcato è un insulto gravissimo che merita un post su Instagram con sanzione e attacco diretto a un giornalista, un presidente del Consiglio che attacca frontalmente un giornalista, come
Purtroppo Giorgia Meloni, a Giorgia Meloni è capitato di fare anche altre volte, si vede più facilmente nelle autocrazie che nelle democrazie mature. E infine c'è lui. E qui si scivola un po' sul ridere, perché stiamo parlando del presidente della Commissione Cultura della Camera. Si chiama Federico Mollicone. Ne ha dette tante Mollicone: che la maternità surrogata è peggio della pedofilia, che le coppie omosessuali non sono legali. Voleva vietare ai bambini il fumetto di Peppa Pig perché sconvolgerebbe i bambini. Questo a proposito di donne e diritti, tema di cui ci occuperemo tra pochissimo. L'ultima uscita del nostro Mollicone riguarda l'informazione in difesa della sua presidente Meloni. Mollicone vuole convocare l'editore di La Sette, Urbano Cairo, e Lilli Gruber in commissione editoria per violazione del pluralismo. Cioè, dopo aver occupato la RAI fino all'ultimo sgabello, avendo tre reti Mediaset al loro fianco, quelli di Fratelli d'Italia vorrebbero anche mettere in riga l'unica rete generalista di informazione completamente indipendente, la nostra. L'artificio, ovviamente, per colpire chi critica è sempre il solito: vietano a chiunque di Fratelli d'Italia, nel nostro caso accade anche con la Lega, di andare nei programmi sgraditi, poi protestano perché in quei programmi loro non ci sono e a sentir loro quei programmi sarebbero squilibrati. E allora, per tirare le fila del discorso, io chiedo alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: lei pensa di tenere ancora al suo posto il cognato ministro capotreno Lollobrigida? E a proposito del pluralismo informativo invocato da Mollicone, pensa che vietare ai suoi ministri e parlamentari, come se si fosse in una caserma, di andare nei programmi sgraditi favorisca o danneggi l'informazione? Roberta, benvenuto. E mentre si vota in aula monta la polemica di Mollicone, che accusa La Sette di mancanza di pluralismo. Come presidente della commissione editoria chiameremo Cairo e Gruber in audizione per la tutela del pluralismo. La Gruber in una battuta parlava di ammiccamento al patriarcato nel momento in cui sei la prima presidente del consiglio donna e ti fai chiamare il presidente. Quindi anche lei sa anche che lei sta dicendo, le parole, no, capire, anche per lei le parole formano anche per il lei, mondo. Certo, anche per lei una donna. È una donna, è più donna, è più dignità di essere donna se dice cose sinistra che se dice cose destra. Questo è pericoloso per le donne. Ma la perché con questa del logica non è di sinistra o di destra, è grammatica. No, guardi. Io le voglio chiedere proprio della Gruber e del pluralismo di La Sette. Mi spiace. Vabbè, mi risponda. Non... Ci spieghi qual è il suo pensiero, qual è questa querella con quello che ha detto Gruber. La Gruber è una bravissima giornalista, come peraltro gli ospiti che invita. L'audizione non era affatto una minaccia, era anzi cosa che abbiamo già fatto con la RAI, con Mediaset, era l'invito a Cairo, che è l'editore, e a una dei conduttori di punta, di appunto venire a raccontare. Anche è legittimo che qualcuno possa chiedere come viene garantito il pluralismo all'interno dei contenitori delle trasmissioni di La Sette. Fermo restando la libertà editoriale, il tema è molto serio, perché purtroppo, ma non lo dico io, basta guardare le platee degli invitati della trasmissione come 8:30, molto spesso sono in rapporto di 3-1, cioè 3 di un'area e uno dell'altra, e questo non penso sia corretto. Ci accusa di non essere pluralisti, però poi non venite in puntata. Perché non venite? Venga in puntata a spiegarci le sue opinioni. Che avete, come lei, come tanti suoi colleghi, come Formigli, come tutte le trasmissioni, con la stessa Gruber. Il problema è la correttezza proprio di partenza, cioè non è garantito il pluralismo. Avete tutta la RAI la a Gruber, favore vostro, tutta Mediaset a favore vostro, avete tre favola. Giornali a vostro favola. Favore. Questa è una narrazione, L'unico ad essere stato, diciamo, deriso e riso in contumacia sono stato io, ancora poi peraltro con storie che poi mi hanno visto avere ragione. Peppa Pig. Sì, la questione Peppa Pig è un tema serissimo, affrontato, e lo sanno perfettamente perché sono giornalisti molto preparati, affrontato e codificato dal codice per la tutela dei minori della RAI. Quando fai informazione devi essere serio e devi rispettare l'avversario, perché poi di avversario si tratta. Grazie.
Siamo a Villa Miani Forum Col Diretti, ospite d'onore Francesco Lollobrigida, accusato di aver ottenuto la fermata straordinaria del treno per un suo evento a Caivano. Ho chiesto se era possibile scendere dal treno perché io avevo un impegno che ritengo molto importante. Non pensa di aver abusato del suo potere? Io non ho abusato proprio di niente, perché ho chiesto, come credo qualsiasi altro cittadino possa fare, se era possibile fare una cosa. Siccome è stato possibile, l'ho fatta. Se non fosse stato possibile, non l'avrei fatta. Ha chiamato la segreteria dell'amministratore delegato di Trenitalia per ottenere questo? Io ho fatto quello che potevo fare, chiedendo al capotreno se era possibile. Ripeto, se non fosse stato possibile o se c'è qualche violazione di legge, ovviamente verrà ed emergerà. Le opposizioni chiedono le dimissioni. Si dimetterà? No. No, chiede scusa almeno ai pendolari, ai tanti pendolari che non hanno il privilegio a lei. No, io non ho avuto alcun privilegio se non quello di stare tra i cittadini di Caivano. Grazie. Ministro, però gli unici motivi per cui si può fermare un treno sono di ordine pubblico, tecnici o di salute. Non pensa che... Cioè, lei, come fa a dire che non ci sia stato un privilegio nella sua richiesta di questa fermata? Perché non c'è stato. Ha chiamato la segreteria dell'amministratore delegato? No, ce lo smentisce? Non ce lo smentisce. Non ha intenzione di rispondere a questo uso che Lollobrigida ha fatto dei treni. Lei è il ministro. Buon lavoro. Io parlo in Parlamento. Riferirà in Parlamento. Buon lavoro. Buon lavoro. Buon lavoro. Anche a lei, ministro. Grazie. Buon lavoro. Questo farebbe anche parte del lavoro, comunque, rispondere.